Ciao tifosi biancocelesti! Oggi riviviamo alcuni momenti iconici della storia della Lazio attraverso le parole di uno dei nostri grandi protagonisti, Federico Marchetti. In un'intervista emozionante a Radio 6, Marchetti ha parlato della Lazio di oggi, ha confrontato squadre del passato e del presente, ha ricordato il leggendario 26 maggio e ha condiviso la sua opinione su Provedel. Preparatevi per un viaggio tra ricordi e riflessioni sul futuro. Restate con noi fino alla fine! Marchetti ha iniziato parlando delle somiglianze tra la Lazio di oggi, guidata da Maurizio Sarri, e la squadra che lui stesso ha vissuto sotto la guida di Stefano Pioli. Secondo lui, entrambi gli allenatori hanno saputo costruire qualcosa di speciale, pur non avendo molta esperienza iniziale con grandi club. Questa alchimia tra squadra, allenatore e tifosi, spiega Marchetti, è il segreto del successo. È ciò che spinge ogni giocatore a sacrificarsi per il bene del gruppo. E lui vede questa stessa determinazione e unione nella Lazio attuale, una squadra che gioca con il cuore per un obiettivo comune. Quando si parla del 26 maggio, è impossibile non emozionarsi. Marchetti ha descritto quel giorno come il momento più importante della sua carriera, un trofeo che custodisce nel cuore. Quel giorno la Lazio ha trionfato in una finale epica contro la Roma, scrivendo una delle pagine più belle della sua storia. Marchetti ha ricordato il gol di Senad Lulic e l'incredibile tensione vissuta al 73esimo minuto, quando la palla ha colpito la traversa. In quel momento, ha deciso di restare in piedi invece di tuffarsi, una scelta che considera un simbolo della vittoria. «È stato un segno», ha detto con emozione. «È una giornata che resterà per sempre nei ricordi di tutti i tifosi biancocelesti, un momento di orgoglio e grandezza». Marchetti ha anche parlato del rapporto speciale che ha con i tifosi della Lazio. Ogni volta che torna a Roma, sente l'affetto della gente, qualcosa che lo emoziona profondamente. Tuttavia, non ha nascosto un rimpianto, il modo in cui si è conclusa la sua avventura con la Lazio. Nel suo ultimo anno, infatti, è rimasto fuori rosa, una situazione difficile da accettare. Inoltre, alcuni problemi personali gli hanno impedito di chiudere la sua esperienza con il club come avrebbe voluto. Nonostante tutto, Marchetti vede in questa conclusione un possibile segnale. Forse un giorno potrebbe tornare alla Lazio in un ruolo diverso. Un altro punto importante dell'intervista è stato il giudizio di Marchetti su Ivan Provedel, l'attuale portiere della Lazio. Marchetti lo ha descritto come un portiere completo, capace di trasmettere grande sicurezza al reparto difensivo. Ha elogiato la sua abilità con i piedi e la sua capacità di leggere le azioni, definendolo un vero punto di riferimento per la squadra. Inoltre, Marchetti ha espresso grande entusiasmo per la Lazio di oggi. Ammira la mentalità e il sacrificio che i giocatori mettono in campo, lottando fino all'ultimo minuto di ogni partita. Per lui, questa squadra rappresenta pienamente lo spirito della Lazio, passione, determinazione e unità. E voi, tifosi biancocelesti, qual è il vostro ricordo preferito di Federico Marchetti? Siete d'accordo con lui sulle somiglianze tra la Lazio di oggi e quella di Pioli? Cosa pensate del suo giudizio su Provedel e dello spirito di squadra attuale? Scrivete la vostra opinione nei commenti, siamo curiosi di sapere cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità, le analisi e le storie della nostra Lazio. Grazie per averci seguito e, come sempre, Forza Lazio! Ci vediamo al prossimo video!